Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, avrebbe dovuto essere in cima ai pensieri da quando questo argomento era noto a quelli che si occupavano di guardare cosa succedeva intorno a noi. Io le manderò, se vuole farli vedere, i tweet in cui parlo del problema energia, di ciò che sarebbe successo, di ciò che sta accadendo adesso dal 2021, da prima della guerra ucraina e poi da quando è scoppiata la guerra in Ucraina con ancora più enfasi. A nessuno interessava ascoltare, a nessuno interessato porre rimedio e intervenire. Io ricordo che la lettera del premier greco che parlava per la prima volta del prezzo europeo al gas è del 9 marzo del 2022. Noi ci accorgiamo di questo problema come se scoppiasse adesso. Adesso è entrato in modo devastante in tutte le famiglie e soprattutto nel sistema imprenditoriale, perché le famiglie e le microimprese sono arrivate al raddoppio. Le imprese un po' più grandi, ma la pasticceria fa parte delle imprese un po' più grandi, sono arrivate a non poter più produrre. Quindi c'è la responsabilità di Draghi, mi sta dicendo, Crosetto? C'è una responsabilità di aver sottovalutato il problema da quando il prezzo dell'energia è diventato un problema. Dal 2021 era già un problema. Con la guerra, stava iniziando a crescere. La guerra in Ucraina si è enfatizzato, quindi c'è una responsabilità collettiva dell'Europa e di quei governi. L'intervento della Francia è di febbraio del 2022. La Francia interviene e mette un prezzo massimo all'aumento dell'energia, il 4%, nel marzo del 22, febbraio del 22. Quindi parliamo di mesi fa. Il tema già allora era un tema evidente, quindi non voglio dare la colpa a Draghi, non Draghi, lasciamo perdere. Il problema adesso non è di che colore sia il gatto, è prendere il topo. Topo significa, dico solo una cosa, poi ho finito. Guardi, perché significa capire che dal primo di settembre a oggi centinaia e centinaia di aziende che andavano benissimo hanno messo in cassa integrazione le persone, hanno chiuso le sale cinesche solo esclusivamente per il costo dell'energia. Lei mandi le telecamere nel consorzio del grana padano e del parmigiano reggiano, cioè due prodotti che esportano, hanno mercato, vendono, e si renderà conto che non sono più in grado di produrre per il costo dell'energia. Non produrre significa che l'agricoltore che deve mungere tutti i giorni, se non lo porta al caseificio, quel latte lo butta. Allora, fermiamoci un po', è chiarissimo, Crosetto. Allora, Crosetto sta dicendo...